È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 40. Era ormai il mattino seguente quando arrivarono nei pressi di Redwood. Grazie alle conoscenze di Azzura e alle zero soste, erano arrivati velocemente, tanto da sperare di essere arrivati prima di Dave. Lux sentì una fitta allo stomaco quando passarono davanti all'ospedale dove lavorava suo padre, e solo quando entrarono nel bosco riuscì ad alleggerire il peso che si sentiva addosso. Non osava nemmeno immaginare cosa avesse dovuto provare nel vedere la moglie morta. O forse era morto anche lui, e quest'idea la rendeva più felice che saperlo vivo. Forse perché avrebbe voluto dire che anche lui aveva tradito la dottoressa per amor suo. Essere egoisti era probabilmente un difetto di famiglia. Quando poi si ritrovarono davanti all'istituto, James si sentì morire per la seconda volta e fu automatico. Nel momento in cui i suoi occhi scuri si scontrarono con l'edificio, adesso più grande ed esteticamente gradevole, si sentì catapultato nei suoi pieni anni di gioventù passati a far da cavia. Lì non era più James Collins, ma Villain 935. Gli venne la pelle d'oca fino alla punta dei capelli. Riusciva ancora a sentire la risata maligna della signora Plum, con quel suo camice bianco, i capelli grigi raccolti in un chignon stretto e quello sguardo di chi non temeva nemmeno l'ira di Dio. I ragazzi sentivano la stessa pressione, erano tornati per vivere o per morire, e non c'era via di mezzo questa volta. Gli antidoti, le frecce e l'allenamento fisico non sarebbe mai bastato per combattere contro la dottoressa. Forse avrebbe vinto lo scontro corpo a corpo, ma sapevano già che Eva non si sarebbe sporcata le mani. Li avrebbe manipolati piuttosto, e quella era l'arma più potente, soprattutto verso Harry, che per più di un anno si era lasciato somministrare qualsiasi tipo di sostanza. Will non fece nemmeno una battuta. Aveva paura, e questo lo si poteva notare da come giocherellava nervosamente con le dita affusolate, cercando di ricordare la melodia di Nocturne Opera 9 numero 2 di Chopin, una delle sue preferite. Non pensava che a Dave, chiedendosi se avesse magari dovuto iniettargli una dose della cura preparata da lui e da Lindsay, o nella peggiore delle ipotesi, si avrebbe dovuto salutarlo per sempre. Elise invece era paralizzata, totalmente immobile ad osservare la struttura a farsi sempre più vicina, e mano a mano che si avvicinavano all'entrata sentiva che il suo cuore stava iniziando a battere in modo più lento, quasi ad avvisarla che non avrebbe retto di più di 10 minuti. Lux l'aveva pregata e ripregata di stare lì, ma a cosa sarebbe servito? Erano già in pochi. E lei aveva perso sia Harry che lei già una volta. Non avrebbe permesso che l'errore si ripetesse, soprattutto adesso che si trattava di affrontare qualcosa di così pericoloso. Azzurra non era spaventata o terrorizzata, tutt'altro, non vedeva l'ora di scendere dal catorcio che James osava chiamare pick-up. Così, quando si fermò davanti ai cancelli, prepotentemente aperti e un chiaro invito a tornare a casa, scese per prima dall'auto e aprì il portabagagli tirando fuori uno dei fucili da caccia di James, che Lux aveva modificato, e aveva fatto lo stesso ai proiettili, aggiungendo delle piccole dosi dei codici alla polvere da sparo. Lux non era riuscito a testare la modifica, ma dovevano almeno avere qualcosa che andasse oltre a semplici pugni e le poche tecniche di lotta apprese da James. Scesero anche gli altri, ed Azzurra lanciò loro un fucile a testa, assicurandosi di portare abbastanza cartucce. Ad Harry bastava una semplice pistola da difesa, che di certo non era il massimo, ma con la sua precisione sarebbe bastato un colpo secco per uccidere una persona. William si riempì le tasche di alcune siringhe, quelle di destra con l'antidoto e quelle di sinistra con i codici, quelli a cui Lindsay aveva tolto le parti che impedivano la morte immediata. Passò alcuni di quest'ultimi ad Elise, e la guardò cercando di infonderle sicurezza. Se uno dell'esercito di Snow prova a farti fuori, iniettagli questo.
disse annuendo, facendo sbattere più volte le palpebre alla mora, che poi annuì senza fiatare. James caricò il fucile sulla spalla e iniziò a camminare davanti ai ragazzi. Solo adesso un piccolo sorriso gli si era formato sulle labbra. Poteva essere anche la fine, ma finalmente stava combattendo per quello che era giusto e soprattutto per salvare i suoi figli. Evelyn ormai non c'era più, ma sperava che ovunque lei si trovasse fosse fiera almeno un po' di lui. Harry deglutì il nodo che gli si era formato in gola. La paura si trasformò pian piano in rabbia e rancore, dei sentimenti che solo Redwood riusciva a scaturire. Una leggera brezza gli scaffì contro la pelle, facendogli chiudere gli occhi per qualche istante, e fu allora che prese la mano di Luxia, facendo intrecciare le dita con le sue. «Ti amo», mormorò senza distogliere lo sguardo dall'entrata dell'istituto. Non era il momento e nemmeno il luogo adatto per dire cosa provava nei suoi confronti, ma sapeva che se non l'avesse fatto, se ne sarebbe pentito amaramente. Lux strinse la sua mano, ma non disse nulla. In cuor suo sentiva che se avesse pronunciato quelle due parole, gli avrebbe chiesto di andare via, di abbandonare tutto e di fuggire insieme in Spagna o in qualsiasi altro luogo, piuttosto che lì. In bilico tra la sopravvivenza e la morte, a rischiare tutto ciò che restava di loro. Elisa aveva sentito quelle parole e credeva davvero che sentirgliele dire ad un'altra non avrebbe fatto male, eppure si sbagliava, faceva davvero male. Ma sorrise ugualmente, un piccolo sorriso di chi aveva finalmente capito che ormai il passato era passato e che il suo presente la stava aspettando, ragion per cui vivere era fondamentale. «Dovremmo fare un'entrata trionfale, così da incutere timore», disse Will rigirando tra le mani il fucile. Non ce la faceva proprio a stare zitto. Era così nervoso che aveva l'estrema necessità di dire tutto ciò che gli passava per la testa, e questo gli procurò un'occhiataccia da parte di Azzurra. «Dobbiamo solo trovare Dave. Meno attiri l'attenzione e meno lo metterai in pericolo», sentenziò lei. «Siamo quattro dei pazienti fuggiti insieme ad uno dei villain e con dei fucili. Se questo non è già attirare l'attenzione», la canzonò lui accennando una risata. «State semplicemente attenti e cercate di non sprecare le cartucce. Non ferite nessuno degli esperimenti. È fondamentale che oggi riusciamo a far uscire anche gli altri». «Non credo che avremo altre occasioni come questa», disse. E gli ci volle qualche secondo prima di entrare all'interno di Redwood, dove un'ondata di luce bianca gli fece socchiudere di poco gli occhi. Poco dopo lo seguirono i ragazzi muti quanto lui. L'aria era più leggera del solito, nessun rumore, nessuna melodia irritante. Niente di niente. Redwood sembrava disabitata da giorni, se non settimane. «Deve essere qui. Non sarebbe andato da nessun'altra parte», mormorò Azzurra. «Dividiamoci», disse prima di mettersi a correre verso il lungo corridoio che portava le camere. James stava per fermarla, ma pensò che effettivamente avrebbero risparmiato tempo. «Will, porta con te Elise. E voi due», disse l'uomo guardando Harry e poi Lux, «dividetevi, il primo che trova Dave lo porta fuori di qui. Non è pronto per combattere», disse, «per poi tornare fuori e fare il giro dell'istituto sperando di trovare qualcosa». Will ed Elise seguirono Azzurra, Harry andò nel laboratorio e Lux si avviò verso l'ufficio della dottoressa Grimble. Non riusciva a credere che era ancora a Redwood. Sapeva che prima o poi il giorno del confronto sarebbe arrivato, ma non di certo così presto. Dave era stato un completo idiota, così stupido che se le fosse capitato tra le mani adesso probabilmente gli avrebbe sparato ad una gamba, ma poi lo avrebbe abbracciato, il che era abbastanza inquietante da immaginare. Sorrise lievemente nel sentire il corridoio silenzioso. Aveva sognato tanto quel giorno in cui avrebbe messo a tacere quelle odiose casse, e adesso che difatti le casse avevano taciuto, stentava a crederci. Quando varcò la soglia dell'ufficio, si sentì tuffare in un abisso di ricordi. Quasi le sembrò di rivedere se stessa mentre stringeva il vestitino color lilla, imbrattato di sangue. Ricordò quando Eva le aveva spiegato qual era il suo scopo e la loro ragione di vivere, ma più di tutto ricordò gli occhi privi di rimpianto di quella donna e non poté che serrare la mascella. La scrivania era vuota, persino i libri che avrebbe voluto leggere e sfogliare erano spariti. E quindi era ufficiale. Redwood non esisteva più.
Una sensazione di amarezza le invase la bocca non appena pensò a dove potesse trovarsi Dave e soprattutto alla fine che avevano fatto gli altri ragazzi. Tutto perché non erano stati più veloci e se non fosse stato per suo fratello, Lux avrebbe perso ancora più tempo, perché in fondo anche lei era spaventata di ritornare ad essere sotto il controllo di quelle mura e dei suoi dipendenti. Il rumore assordante di uno sparo la fece sussultare sul posto, costringendola ad uscire dall'ufficio. Solo per scontrarsi con Harry, che passò dall'avere un'espressione terrorizzata al sospirare di sollievo. «Viene da fuori, deve aver sparato James», disse iniziando a correre verso l'uscita. Lux fece lo stesso e il suo cuore prese a battere velocemente come un razzo pronto a sparire in cielo. Sperava che fosse stato effettivamente James a sparare e non a subire il colpo. Quando uscirono dall'istituto, Will, Elise e Azzurra stavano già correndo verso il retro e i due cercarono di tenere il passo. Calpestarono l'erba con così tanta forza che Harry era sicuro di aver lasciato l'impronta delle scarpe. James adesso dava loro le spalle e a qualche metro da lui Eva Grimble li accolse tutti con un sorriso smagliante. Adesso al posto del camice aveva una giacca color panna che le scendeva dritta fino ai fianchi. I capelli erano come al solito legati e non portava gli occhiali. Accanto a lei c'erano Josh, Fred e altri sei uomini che però non avevano mai visto. Josh aveva qualche piccolo livido sul viso, ormai quasi sparito, ma dalla sua espressione si poteva notare il grande rancore che nutriva nei confronti di Harry, che dal canto suo cercava di capire chi era stato a sparare. «Complimenti, avete trovato James», disse Eva portando le mani nelle tasche della giacca, che a quanto pare si è dimenticato anche come si utilizza un fucile da caccia, presumo. «Non avete trovato niente di meglio? La sua ironia era così palpabile da far venire il volto a stomaco». Lux lanciò un'occhiata a James e si rilassò appena quando vide che non era ferito. «Dove sono gli altri?» chiese poi. Il suo tono di voce suonò quasi come un ringhio, una minaccia. «Manca uno di voi», sentenziò lei ignorando la domanda di Lux. «Abbiamo la coraggiosa, il debole, la superba, l'approfittatore e una nuova recluta. Dave deve proprio essersi comportato male». Rise piano guardando James che per risposta le stava mandando saette di fuoco con lo sguardo. «Quindi ti sei ridotta così, una brutta imitazione della signora Plum», disse James sfoggiando un mezzo sorriso. «Ma per l'appunto, sei solo una cattiva imitazione, ragion per cui dovresti morire». I tratti del viso di Eva si indurirono all'istante. Come poteva lui pronunciare anche solo il nome di quella donna? «Prendeteli», disse a Josh e al resto dei suoi. Ma gli uomini non riuscirono nemmeno a compiere un passo, quando Azzurra caricò il fucile e sparò contro Fred. Il proiettile si conficcò all'interno del petto dell'uomo, che si rigidì non appena esplose. Il veleno che Lux aveva messo si espanse velocemente per tutto il suo corpo, e gli effetti si notarono non appena la pelle di lui si fece bluastra e le vene del collo si irrigidirono. Fred cadde a terra sotto lo sguardo preoccupato e spaventato di Josh. Smise di respirare poco dopo ed Eva schiuse le labbra con stupore. «Allora qualcosa l'avete imparata da quel villain», mormorò. Lux sorrise fiera ed Azzurra deglutì. Aveva la gola secca e l'aver ucciso un uomo passò in secondo piano. Lei aveva bisogno di sapere che Dave stava bene. «Io volevo farlo con le buone. Sapete che non mi piacciono le ribellioni», disse sospirando. «Louis, puoi uscire?» disse alzando il tono della voce. Louis uscì dal furgoncino nero che vi era dietro alla donna. Non era cambiato affatto e i suoi occhi erano rimasti privi di colore. Azzurra sentì una stretta allo stomaco nel vedere che il suo amico era stato cambiato in quel modo e che per lui non c'era più possibilità, ma si sentì morire quando vide che Louis teneva un braccio stretto intorno al collo di Dave con una siringa che premeva contro di esso. Elise portò istintivamente le mani alla bocca. Dave cercava di dimenarsi, ma più lo faceva, più lui si affondava l'ago. Il dolore gli era stampato in viso. «Lascialo andare immediatamente, altrimenti farai la stessa fine», disse Azzurra indicando con il capo Fred che giaceva a terra. E questo fece ridere la dottoressa. «Potrei, ma nel momento in cui dovessi morire, morirebbe anche Dave. Non so quanto possa piacervi l'idea, ad ogni modo», scrollò le spalle.
Quindi vi propongo una cosa. Voi venite con me e a Dave non verrà fatto nulla. Oppure, insomma, non penso ci sia bisogno di dirlo, disse mentre indietreggiava. Harry prese la pistola deciso a colpire Lewis, ma James gli bloccò il polso. Se lo fai, cadranno entrambi e la siringa affonderà di più nel collo. Will guardò Harry e poi Lewis. Non riusciva nemmeno a riflettere. Lux si fece avanti. Le arrivò a qualche centimetro di distanza. So perfettamente che non lo ucciderai. Noi ti serviamo tutti da vivi, disse a bassa voce, con lo stesso sorriso che aveva adesso la Grimble. Un sorriso privo di paura. Gli uomini della dottoressa si pararono davanti alle due, quasi come per assicurare la riservatezza della conversazione. «Ne sei davvero sicura?» disse lanciando un'occhiata d'intesa a Lewis. Questione di secondi, roba di pochi istanti e il liquido si irradiò nelle vene del ragazzo. Gli occhi di Dave si piantarono su quelli di Azzurra che adesso stava urlando. Poi li chiuse a fatica, mentre il suo corpo si spegneva piano piano. Cadde appeso morto tra le braccia di Lewis, che lo prese di prepotenza gettandolo all'interno del furgone. A Lux cadde il fucile dalle mani mentre fissava il corpo del fratello e Lewis che saliva sul furgone, come se niente fosse. Gli occhi gli si riempirono di lacrime e portò distinto una mano alla gola della dottoressa. James cacciò un urlo avanzando verso gli uomini. Ne colpì uno in pieno viso che per tutta risposta gli diede un calcio allo stomaco, ma nulla faceva più male di vedere suo figlio privo di vita. Non aveva nemmeno potuto dirgli quanto avrebbe voluto passare la vita a crescerlo. Non si era scusato per tutte le cose che si era preso. Non gli aveva detto che per anni aveva pensato a lui. Non gli aveva detto che gli voleva bene, indipendentemente dalle azioni che entrambi avevano commesso. Azzurra non si asciugò nemmeno le lacrime. Cercò di raggiungere il furgone, ma uno degli uomini la prese letteralmente per le braccia e la scaraventò a terra. L'uomo stringeva una siringa in mano con del veleno viola, mentre Azzurra lo bloccava con il fucile. Se avesse mollato la presa, sarebbe morta, e lei non poteva morire, non prima di aver ucciso Lewis. Harry si ritrovò davanti a Josh, che lo guardava con aria di sfida. «Corpo a corpo, credi di farcela?» chiese l'infermiere invitandolo a lasciare andare via l'arma, e il riccio lo fece. «L'ultima volta sembrava che non ce la facessi tu», disse scagliandosi contro di lui e assestandogli una gomitata al collo e subito dopo al petto come gli aveva insegnato James. Difatti Josh indietreggiò tossendo. Eva portò una mano a stringere il polso di Luxia. «Vuoi rivedere tua madre? La tua vera madre?» disse con voce strozzata mentre cercava di liberarsi dalla presa. Lux sgranò gli occhi lasciando subito andare la presa ed Eva iniziò a prendere grandi respiri. «Tua madre è viva», disse poco dopo. La testa di Lux iniziò a martellare. Dave era morto, sua madre era viva, ma come poteva anche solo fidarsi? «Se non mi credi, puoi anche uccidermi, ma se lo fai, la vita di tua madre sarà finita per sempre». Lux la guardò come se fosse un mostro. «Non ci lascerai mai in pace, vero?» sussurrò guardandola, ma Eva non disse nulla. Sapeva che probabilmente Eva stava mentendo, sapeva che non sarebbe più tornata indietro e sapeva anche che i loro sforzi erano stati vani. Ma non era riuscita a salvare Dave e non poteva di certo lasciar morire sua madre. Non di nuovo. Will aveva afferrato il fucile e aveva sparato all'uomo che stava cercando di colpire Azzurra, che per risposta cadde addosso alla ragazza. Azzurra se lo tolse di dosso il più velocemente possibile e fece per raggiungere il furgone, ma quando si accorse che Lux ci stava salendo insieme alla dottoressa si bloccò. «Harry!» lo richiamò, ma il ragazzo era troppo impegnato ad affondare pugni nello stomaco di Josh. «Harry!» urlò la ragazza e solo allora lanciò un'occhiata ai due. Will deglutì indicando Lux, ora seduta sul furgone, mentre lui si chiudeva la portiera. «No!» sussurrò Harry. «Non lo sta facendo sul serio!» disse raccogliendo la pistola, e quando Josh gli si scagliò contro nuovamente, lui sparò senza riguardo. James prese il fucile che aveva fatto cadere Lux e sparò contro il furgone che ormai sfrecciava via. Elise era caduta a terra, non aveva fatto nulla, si era ripromessa di proteggerla e l'aveva lasciata andare senza fare nulla. Will abbracciò Azzurra che adesso si era lasciata andare in un pianto disperato e liberatorio.
ed Harry rimase a fissare il furgone che spariva in mezzo ai fitti alberi. Era andata.